Così, il 24/10/1999, nel giorno che io chiamo della fine del tempo, perché il giorno 24 è come le sue 24 ore, il mese 10 è come la pienezza del ciclo numerico, e il 1999 è l'ultimo anno del famoso mille non più mille della pienezza del tempo, rispettando la promessa che alla fine del tempo sarebbe ritornato il verbo nella sua verità, la verità si ripresentò in quel convegno. Per suo effetto fu sconfitta la morte e fu emesso il giudizio universale, così atteso alla fine del tempo. La sconfitta della morte fu ottenuta attraverso l'avvaloramento dei principi della fisica. In base al terzo principio della dinamica, azione e reazione, noi abbiamo la prova che il nostro io, nella sua onda elettrica e nel suo corpo materiale, sta andando verso la morte, perché il nostro spirito ha già superato il punto della morte ed è ritornato indietro nel tempo, arrivando fino al nostro attimo di presente. Noi possiamo esserne sicuri perché è proprio su questa presenza retroattiva rispetto al momento in cui il disegno di tutta la nostra vita è nella sua pienezza, che questo disegno arretra, tanto che noi possiamo poi vederlo nel senso inverso, come se esso dipendesse da noi. Si arriva così a capire che la vita umana è già tutta determinata e che tutto il possibile è già determinato da un sistema integrale di tutto il possibile. Questo è il Dio onnipotente che costruisce con la sua unità enti opposti e interattivi tra loro, come l'essere e il non essere. Sulla base di questa entità tutta in atto, che rientra in potenza, noi poi possiamo vedere la potenza che rientra in atto. E per la presenza di questo Dio onnipotente esiste ogni personaggio possibile e immaginabile in una infinita storia di vita. Il Dio dell'essere si è messo in croce in ciascun figlio per liberarlo dalla sua croce, ma attraverso lo spirito assolutamente libero del figlio, dotato di un tale libero arbitrio che non sta nel costruire il suo mondo, ma addirittura nel costruire in se stesso figlio il suo padre ideale, che tiene conto, debito, dell'esatta condizione reale che è stata assunta dal padre nel figlio, quando ha assunto la croce del personaggio di quel figlio. Ebbene, lo Spirito Santo, figlio in questo uomo, è libero nel determinare il giusto Dio della sua salvezza, e sarà una salvezza impostata sulla quantità determinata, tanto da poter avere una infinita vita determinata e non una vita solamente ideale e sprovvista di una reale determinazione. In tal modo Dio si determina in ciascun suo figlio, lo rende assolutamente libero nel suo spirito di scegliere di eleggere il suo Dio personale. E l'integrazione dell'io personale, del Dio personale, superamento di ogni io personale, ci sarà la vittoria assoluta del Dio assoluto. Per cui il giudizio universale della vita è che essa è tutta disegnata in bene, che non esiste il farsi come base, perché il farsi esiste sulla base di un disfarsi. Non è Dio che ha creato ciò attuando il male e volendo il male. Dio, il suo gesto originario, toglie via da ogni male fin da questo momento. Ma siamo noi che vediamo questa liberazione assoluta da parte di questo ente assoluto in potenza,
di ogni cosa che sia in atto, quello che la fede chiama un Dio che ti toglie l'abito reale per darti quello ideale, siamo noi che, con Dio che agisce veramente così, togliendo Gesù dalla croce e facendolo rientrare come bambino tra tutti i suoi antenati, di fronte a questo trend, noi vediamo quello opposto dominato dal diavolo e che porta alla fine di tutto e della morte. Quindi dobbiamo aspettarci un avvenire veramente libero, ma fondato su questo primo assoluto determinismo di una vita che ci è stata data come il Dio assoluto ha voluto. E noi dobbiamo accettare il nostro limite, perché sarà proprio sulla base di questo limite che lo supereremo in assoluto nel paradiso. Ecco, questo è stato spiegato e documentato in quel convegno. Il più importante, quello che veramente ha liberato con la sua verità, perfino dallo spettro di un inferno per l'anima di Dio, che dopo di aver assunto la croce reale in un personaggio terribile come Hitler, dovrebbe anche avere quella infinita di un'eterna dannazione. Ma quando mai Gesù ha detto che il buon grano sarebbe diventato zizzania? No, solo che la zizzania infine sarebbe stata infornata. Il buon grano di Dio è incorruttibile.